Ragazzi, abracadabra a tutti, benvenuti a un nuovo video, ma prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanella per gli avvisi. Oggi torniamo a parlare di magia, ragazzi. Se avete seguito la nostra diretta su Facebook avrete visto sicuramente il gioco di magia che oggi spiegheremo. Oggi la magia che vi faccio vedere si fa con una carta da gioco, qualsiasi carta da gioco che potete avere, prendere il mazzo di carte. Il gioco è molto semplice, dovete cercare di far rimanere in equilibrio la carta in qualche modo. Se trovate il punto esatto, ecco, vedete che la carta rimane in equilibrio. Potete anche metterci gli oggetti sopra se volete, così vedete che lasciate. Passo una semplice carta da gioco per fare questo gioco. Una semplice carta da gioco per fare questa magia. Spiegazione del gioco. In realtà, la carta è una carta truccata, ha un flap. Poi il flap è questo. Ok. Quindi, visto, diciamo, dalla diagonale, questa è la prospettiva che avete davanti, mettendo in diagonale, quello che fate è questo: una volta che compiete la carta, fate finta di cercare l'equilibrio. In realtà, quello che fate è aprire il flap, così. Un po' combinato, così capisce. Ok. Una volta avete trovato, che avete aperto la carta, potete poggiare qualsiasi cosa sopra, sempre 3 punti di appoggio. A mettere sopra ogni oggetto che volete. Allora, come si ricostruisce questa carta? Dovete avere due carte differenti, torsi, non è un problema. Allora, una carta la dovete piegare a metà, così, in modo che rimane in questa forma. L'altra carta di dosso, e dovete incollare soltanto una parte della carta piegata. Ok, per esempio questa parte qui con la stick o qualsiasi colla che vogliate, incollate, fate aderire perfettamente gli angoli in modo che non si vedano imperfezioni, fate asciugare per un po' di tempo. Potete mettere anche l'altro mazzo, il restante mazzo di carte sopra, però c'è un po' di pressione, quello potete mettere qualsiasi cosa. E la carta è già pronta per essere utilizzata. Questa in teoria è già quasi asciugata, però per sicurezza è sempre meglio aspettare un pochino prima di utilizzarla. Eccola qui. Ops, è caduta. Piaciuta questa magia? Perfetto. Seguimi perché ti spiegherò altri giochi nei prossimi video. Ciao! E allora ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un bel like e scrivete sotto nei commenti quale altro tutorial vorreste vedere. E se avete un'idea creativa fatemelo sapere e io cercherò di realizzarla. Un abracadabra a tutti, il saluto del mago Dario e ci vediamo al prossimo video. Ciao!